Siamo in compagnia di Pippi Pellone, è doveroso fare due precisazioni. La prima è che come Oltre Me, e cioè come portale online, noi diamo lo stesso spazio a tutti quanti e quindi mai ci sono state preferenze e mai ce ne saranno. La seconda è che ti vediamo qui in tenuta ginnica non perché stavi facendo dello sport, ma perché ti ho beccato mentre ripulivi la spiaggia di Santa Maria al Bagno. E ti ho lasciato ad un consiglio comunale infuocato. Allora, la prima precisazione ritengo che sia estremamente importante perché insomma non vale per tutti, purtroppo questo, per tutti i portali che sono presenti sul nostro territorio. Colgo l'occasione per ringraziarti perché eri l'unico tra i tuoi colleghi, nonostante insomma l'infelice orario, l'orario probabilmente scelto proprio per non far partecipare i cittadini e per far passare inosservata una seduta di un'importanza estrema. Eri lì presente e hai dato conto con una registrazione puntuale di quella che è stata la seduta del Consiglio Comunale, di quanto è avvenuto in aula. Devo ringraziare appunto il tuo portale, devo ringraziare te, Tito, del tuo, perché insomma ci conosciamo da tanti anni, ben prima del mio impegno politico e del tuo impegno comunicativo, perché hai reso un servizio molto importante alla città, perché al di là dei cittadini che sono riusciti a seguirci in streaming, c'è chi in questi minuti sta apprendendo quello che è successo di mostruoso in Consiglio Comunale, grazie proprio al portale Oltre Me. Siamo qui, siamo per il nono anno, non per la spiaggia di Santa Maria perché insomma cambiamo spiaggia ogni anno. Nell'ambito dell'iniziativa Mare d'Inverno, messa in campo, messa in piedi da Graziano De Tuglie, che è il coordinatore provinciale di Fare Verde, associazione ambientalista, nonché presidente della consulta dell'ambiente, noi ripuliamo ogni anno una spiaggia diversa perché il mare va rispettato non solo durante l'estate quando ci serve, ma anche durante la stagione invernale, appunto da qui il nome di mare d'inverno. Le spiagge durante l'inverno, in realtà andando anche durante l'estate, vengono abbandonate a se stesse, la sporcizia la fa da padrone, l'inciviltà dei neretini e non solo la fa da padrone. Quindi abbiamo ripulito e riportato alla civiltà un tratto importante della scogliera neretina. Pippi, la gente di Nardò fondamentalmente, perché dovrebbe votarti? Mi sembra un po' prematuro, insomma, parlare già di motivi per votarci. Ritengo che comunque il motivo principale sia quello che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Sono 15 anni di impegno sociale, culturale, politico sul territorio di Nardò. Le battaglie sono innumerevoli, quelle di carattere ambientale sicuramente ci hanno contraddistinto. Abbiamo smascherato in numerose occasioni, direi quasi centinaia, affari poco chiari che erano stati messi in piedi dalle varie amministrazioni nel corso di questi anni. Abbiamo un impegno costante sul territorio. Votando per noi sicuramente si ha la possibilità di rigenerare completamente quella che è la classe politica e dirigente di questo comune. Abbiamo messo in piedi 5 liste composte esclusivamente da persone nuove, nella stragrande maggioranza dei casi da giovani professionisti molto in gamba. Quindi riteniamo di essere l'unica speranza per questa città e questo credo che sia motivo più che sufficiente per scegliere noi e non le altre 3 accozzaglie messe in piedi con a capo esponenti del vecchio regime. Qualcuno ci ha mandato delle mail chiedendoci, sai, gente che non frequenta internet e che non vede perché magari la maggior parte della vostra attività si svolge, no? Se vogliamo, anche sui social network, sui vari forum. Ci chiedeva, ma chi è questo ragazzo? Ma come può pretendere lui con la sua giovinezza di poter diventare il sindaco di un paese di 35. Diciamo che questo è un problema che si pongono solo alcune menti poco lucide del territorio neretino. A parte ricordare che abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto, per carità, di circa 40 anni, a parte ricordare che altrove a 40 anni i politici si ritirano dalla scena pubblica, credo che 32 anni un contesto normale sarebbero un'età più che adulta, quindi è sbagliato parlare di ragazzi, dobbiamo smettere con questa gerontocrazia per cui uno se non ha 70 anni non può fare nulla. Ovviamente anche i contributi da parte delle persone con qualche anno in più sono assolutamente ben accetti, ma riteniamo che l'attuale classe dirigente abbia completamente fallito, quindi al di là della caratterizzazione anagrafica abbiamo un'esperienza fallimentare come quella del sindaco attuale Marcello Isi, che ha credo circa 45 anni, quindi non è neanche
in età avanzatissima, quindi riteniamo che l'età sia un problema molto relativo, bisogna scegliere le persone indipendentemente dall'età, però riteniamo che questa attuale classe dirigente ha completamente fallito e vada spazzata via con la matita dagli elettori nella primavera prossima. Solo per terminare così, infine, che cosa è successo quindi al Consiglio Comunale dell'altro giorno? Credo che sia abbastanza noto, almeno alla maggioranza e alla maggior parte dei cittadini retini, o perlomeno di quelli che hanno la bontà di informarsi anche tramite la brillante opera messa in campo dal vostro portale di informazione. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Comune di Nardò, Regione Puglia e AQP per decidere di scaricare i reflui fognari di Porto Cesareo presso la Marina di Torre del Serraglio. Diciamo che di questo accordo si parlava da anni, dal 2009 in poi si sono succeduti vari incontri, c'è stato un tira e molla continuo tra i vari enti. Alla fine, nella giornata del 29 di gennaio, il Comune di Nardò, per opera di 12 signori che la storia poi ricorderà per quello che hanno combinato, appunto ha deciso di sobbarcarsi anche i reflui fognari di Porto Cesareo presso la nostra marina. È un atto molto grave, un atto che condanna secondo me irrimediabilmente le prospettive di sviluppo turistico di un territorio che da anni fa della vocazione turistica il fulcro delle sue prospettive di sviluppo. Per anni abbiamo sentito i vari beana della sinistra, in particolare Neretina, parlare di ambientalismo, fare della figura di Renata Fonte un esempio, per poi distruggere quello che è il bene primario di questa terra, che è appunto il mare. Noi non ci arrendiamo assolutamente, è stata calpestata la volontà di 3.500 cittadini eretini che avevano chiesto a gran voce di esprimersi con il referendum, proprio alla luce del fatto che è stata calpestata la volontà popolare. Appunto ricorreremo al TAR per chiedere appunto che il protocollo d'intesa venga annullato e si ascoltino preliminarmente i cittadini a dove quello che è il loro parere, non vincolante ma fondamentale. Io ti ringrazio. Un'ultimissima cosa, toglimi proprio questa curiosità: la prima cosa che faresti il primo giorno se diventassi sindaco? Guarda, di cose da fare diciamo che ce ne sarebbero veramente centinaia, anche i piccoli segnali io ritengo che siano di una importanza estrema. Ogni anno il Comune di Nardò, ne dico una, spende decine di migliaia di euro per cellulari in dotazione a politici e ad apparato burocratico. Ecco, io eliminerei innanzitutto questi cellulari inutili. Soltanto il sindaco spende 4.500 euro all'anno di telefonate a nostre spese. Ecco, io restituirei immediatamente questi cellulari e farei cessare immediatamente il contratto con le compagnie telefoniche. Ritengo che sia un piccolo segnale, un piccolo gesto, ma un gesto importante. Ma al di là di questi, che sono appunto piccoli gesti, la cosa fondamentale credo che sia rivisitare completamente l'apparato burocratico. Non è possibile che ci sia un nucleo di valutazione nominato dal sindaco all'inizio del suo mandato che è assolutamente appiattito sui dirigenti e che da loro votazioni stratosferiche rispetto a quella che è la reale condizione della cittadina di Nardò. Quindi bisognerebbe innanzitutto nominare un nucleo di valutazione serio che riesca a dare delle valutazioni fondate a quelli che sono i dirigenti, per poi rivisitare completamente l'apparato burocratico e allontanare quei dirigenti che da 30 anni combinano solo guai e danni al Comune di Nardò. Grazie. Grazie a voi.